Sindaco Mauro Gattinoni, quest'oggi Hauser inaugura 3 mezzi elettrici, l'Eco però si vuole diventare una città più green anche per il trasporto pubblico locale. Abbiamo infatti anche noi un piccolo progetto, che è quello finanziato anche dal Ministero dei Trasporti, di rinnovare la flotta dei Pullman. Parliamo di 6 nuovi veicoli che verranno resi disponibili tra 2 anni, e in questi 2 anni però dobbiamo attrezzare le infrastrutture di ricarica, le piazzole, ottimizzare i circuiti di percorrenza, perché sapete che hanno delle autonomie diverse rispetto ai mezzi diesel. Diciamo che il sistema pubblico, e oggi anche quello del terzo settore, proprio anche grazie ad Hauser, sta innovando e sta dimostrando come la sostenibilità sia un principio che vale ovviamente nel sociale, nell'ambiente, ma anche con un ritorno importante dal punto di vista economico. Quando l'Eco sarà un po' più green? Tra quanto tempo? Da subito, dipende da noi, dai nostri modelli di vita, di trasporto, di consumo. Pensiamo a quanto cambierà col tanto discusso teleriscaldamento, cioè quante caldaie si spegneranno nei nostri condomini, quante vecchie caldaie si spegneranno e quante emissioni verranno ridotte. E quindi è un insieme, è una strategia di azioni che nel totale provocherà un cambiamento e un miglioramento, evidentemente. E dipende davvero sia dalle politiche, sia dalla buona amministrazione, ma anche dai comportamenti individuali. Renata Zuffi, assessore all'ambiente del Comune di Lecco, questo è un primo passo di Hauser verso una mobilità più green. Allora, siamo partiti con il lancio del Ti porto io, che voleva essere una scelta sulla sostenibilità legata a Under 19, ma è l'inizio di un cambiamento, di una transizione. L'idea è che il trasporto pubblico sia il più possibile green, e quindi aspettiamo entro i prossimi 18 mesi l'arrivo dei primi 6, che poi arriveranno anche ad essere 8 bus elettrici. Abbiamo già fatto delle sperimentazioni sul territorio, abbiamo provato che è possibile utilizzare i bus elettrici anche in salita, e che quindi sarà possibile trasformare all'inizio con questi mezzi alcune delle nostre linee completamente green. Quanti investimenti avete messo in campo per fare questo? Sono in denaro che ci è stato dato, perché non siamo una città virtuosa dal punto di vista dell'emissione, e quindi arrivano circa 7 milioni di euro che servono sia per i mezzi che per le infrastrutture, perché il grande cambiamento in realtà è proprio un cambiamento di logica, di mentalità, perché i bus non si guiderà nella stessa maniera, non ci sarà uno stesso tipo di manutenzione, quindi anche la nostra azienda di trasporto pubblico Linee Lecco, in qualche modo, attraverso questo cambiamento e questa scelta che l'amministrazione ha fatto, innova se stessa insieme a noi, insieme ai cittadini, che avranno la possibilità di vedere che la scelta dell'elettrico non vale soltanto per le bike, vale per il trasporto del privato, ma anche per i mezzi pubblici. Quanto siamo lontani da un'idea di città green? Allora, sono molteplici gli incentivi a diverso titolo, sia incentivi formativi proprio sulla logica del trasporto, che incentivi reali. Io parlo proprio del bike sharing, al car sharing. Noi abbiamo scelto l'elettrico, e ci aiutano degli studi fatti dal Politecnico di Milano, che dicono proprio che nella dimensione urbana, perché per l'estraurbano ancora non ci siamo, ma che per la dimensione urbana la scelta dell'elettrico a tutti i livelli, dalla bicicletta fino al bus, è la scelta giusta, perché si abbassano le emissioni, ma c'è anche un sistema virtuoso di ciclo economico di risparmio, che va dal risparmio energetico, quindi del costo dell'elettricità, quindi della fonte energetica, esattamente, fino anche alla manutenzione. Non siamo lontani, io credo che la tecnologia dell'elettrico sia arrivata a quel punto di sperimentazione per cui permetta di essere diffusa in un territorio. Dobbiamo dotarci delle infrastrutture, questo è fuor dubbio, e saranno, penso, le azioni dei prossimi anni.